Ok guys, eccoci ritornati in una nuova parte di Pokémon Smeraldo. Allora, in questa parte tenteremo, ma ovviamente riusciremo, a catturare Rayquaza. Quindi andiamo, dobbiamo dirigerci. Allora, se non sbaglio questo pescatore mi dovrebbe dare il super amo. No, non mi dai niente, sei cattivo, volevo solamente... Perché non mi fa andare da qui? Non ho i Pokémon con Surf. Perché sono un idiota. Mi serve Surf e basta. Solo Surf. Quindi devo depositare qualche Pokémon. Ovviamente deposito Metang al momento e prenderò Linon, che ha almeno anche altre MN. Cos'è sta roba? Spettro Targa? Ah, questa non l'avevo vista. Ma non quando l'ho catturato? Non mi ricordo neanche quando l'ho catturato. Cioè, signore, non mi ricordo neanche quando catturo i Pokémon. Allora, adesso abbiamo... abbiamo Surf. Quindi adesso possiamo dirigerci alla torre dei cieli. Alla torre cielo, penso si chiama così. I super repellenti dovrei averli terminati. Quindi diciamo il repellente max. Allora, schiviamoli tutti. Cerchiamo di schivare. Via, 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 via. No, non mi prenderete mai vivo. Oh, meno male, che culo. Dovrebbe essere qui. Che culo. Sono arrivato velocissimo, proprio. Signori, in una maniera veloce. Dovrebbe essere qui la Torre dei Cieli. E infatti, eccola qui. Cioè, non avevo... Magari era uscita anche la scritta prima, neanche avevo letta. Cioè, perché ho fatto tutta questa strada quando potevo tornare? Mamma mia. No, non si poteva andare neanche, quindi, vabbè. Allora. Ecco, sono caduto come un pirla. Sono caduto come un pirla. Iniziamo bene, proprio. Iniziamo bene. Allora, direi di metterci qui e di andare trum. Pupum. Fum. Ecco. Sto diventando deficiente a forza di stare col Vanini. A forza di stare col Vanini sto diventando rincoglionito anch'io. Perché? Sbaglio, vado troppo veloce. Devo andare più piano. Cioè, mettiamoci caso che... Mamma mia. Cioè, devo andare più veloce. Allora, devo cadere in quella centrale. Ecco. Sono un deficiente. Allora, con calma. No, non dirmi, ho sbagliato. No! Volevo davanti. Per uno! Solo per uno! No, ma perché? Sto sbagliando, dico. Vabbè che la parte verrebbe troppo corta. Sì, troppo corta sti cazzi. Per catturare quasi non penso che ci metterò 2 secondi. Ci vorranno 3 anni per catturarlo. Perché premo troppo presto? Premo troppo presto. Piano piano, allora, bisogna andare con calma, ragionare, avere i riflessi pronti. Vediamo. Cioè il repellente adesso si attiva. Oh, bravo, perfetto. Fiu, Itoyaka. Meno male, penso che abbiamo finito. Abbiamo finito, ti prego. Non ce la faccio più. Con questa tastiera è difficile. Dovrebbe essere più facile con la tastiera. Lol. Ok, eccoci qua. Guardate chi c'è qua. Il mitico Rayquaza. Questa sarà la miniatura del video. Via. Vediamo la cattura del mitico Rayquaza. Boom boom. Boom 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 boom. Guardate che figo. Guardatelo. È un figo. Tua nonna. Ti ho già paralizzato, amico mio. Non potrai fare nulla. Oh, shit. Mordilo. Non togli un cacchio. Allora, qua ci vogliono dei super Pokémon. Quindi mandiamo Salamence, via. Ogni Pokémon vero si alza nel cielo. Vai, prepotenza anche. E ti riduco anche l'attacco. Oh, shit. Questo farà maluccio. Farà maluccio.
Extra rapido farà male. Beh, non tanto, mi aspettavo più danni. Non puoi attaccare con extra rapido, mi spiace. Riproviamo. Ti prego, resisti, Rayquaza. Mamma mia, che culo. Mamma mia. Non ci credo, va a dormire. Ma dove va a dormire? Rayquaza bastaso. Tu dovrai dormire fino a quando non ti catturerò. Un altro dovrebbe bastare. Non rischiamo, per favore. Vabbè, anche se dorme, lo pochi PS lo voglio catturare. Dai, dai, dai. Sì, vai. Questo non andiamo oltre. Vai con la Ultra Ball. Via. Vai, ti prego, catturalo. No. Ovviamente no. Sei svegliato. Oh, cavolo. E che cosa? No, una Pokéball, una Megaball la posso lanciare? Ah, posso lanciare una Megaball? Catturo l'aria. Mi sembrava. I catturi. Cioè, ma dai, così assurde. Porca trota! Ma Rayquaza è un attacco PI. Manic Strike. Paralizziamolo, per favore. Via. Non potrai attaccare, forse, amico mio. Ma che palle! Questo dorme sempre. C'è 3 ore per... Fammi revivare... Salamence, che mi serve. Porca miseria, questo qui si dorme ogni 2 secondi. Dorme, lui dorme. Vai, Salamence. Recupera tutto, che poi dovrà ritornare tu in campo. Io switch e mando Linon per sicurezza. Vai, mando Linon, non si sa mai, signori, eh. Si è svegliato. Usa di tutti gli extra rapidi. Bravo, intelligentone. Cioè, Rayquaza adesso mi romperà le palle, secondo me. Secondo me arriveremo minimo sui 15 minuti solo per la cattura. Vai, Salamence, per favore, fai del tuo meglio, eh. Riduci un'altra volta l'attacco. Così siamo a posto per un po'. Se Dragospiro me lo paralizza, mi risparmia anche la fatica di cambiare Pokémon con Manectrike. Porca miseria. Oh, cacchio, questa farà male. Farà male. Ha fatto molto male. Ha fatto malissimo. Me l'ha ucciso. Il brutto è che se... Non posso neanche mandarlo in critico, perché se poi è confuso, no? Poi c'è anche il rischio che appunto, no? Si colpisca da solo. Quindi devo anche mettere in preventivo questo. Se resisti, Manek, mi fai un favore. Grande Manek. Fallo tentennare, per favore. Non può attaccare, mi spiace. Ecco, usa l'extra rapido del cazzo e viene sempre. Cioè, Rayquaza è un figo, però romperà il cazzo. Ho paura persino a usare Gardevoir. Provo a usare coso? Confusione. Ecco, sto cazzo di extra rapido. Te li sei giocati tutti adesso, gli extra rapidi. Dai, 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 dai. Gardevoir, non lo rincoglionire, per favore. È l'unica volta che ti chiedo di non rincoglionire. Ok, ti prego. Ultra Ball. Credo in te. Cuore mio. Vai. Ultra Ball. Catturalo, per favore. No! Vai. Ultra Ball di nuovo. Via, Ultra Ball. Più di questo non lo posso mandare. No. Ecco, questo mi vola. E io uso la Ultra Ball. Vai. Cattura l'aria. Cattura l'aria, dai uno. Non ci speravo. Rayquaza fallisce, cioè che demente. Fallisce persino volo. Meno male che non ho neanche usato doppio team. Cioè, rendiamoci conto. Catturalo. No!
Oltre l'uno non va. Vabbè, gli extra rapidi li ha terminati. Mi sa che siamo con minimo a 6 minuti di... solo di lotta. Vai, vai, cattura. Per favore, catturalo, Ultra Ball. Catturalo. Una. Ma oltre l'uno non va questo. Io uso doppio team. Si paralizza. Ha fallito. Vai, doppio team di nuovo. Vediamo come te la cavi adesso, Rayquaza. È fatto. Dormire ogni 2 secondi questo. Ne ha 10, ne ha usati 2. Non ne ha usati 3. Vai con psichico, per favore, Gardevoir. Porca trota! E chi rischia? Chi rischia di mandarlo in critico questo? Madonna! Le botte! Le botte! Le botte che prendi! Mi serve Manek. Mi serve Manek, I need Manek now! Dai, fallisci l'attacco. Non fallisce mai un cazzo. Sì, manderò il mio fedele Manek. Paralizzalo. Se rompe le palle di nuovo con riposo, gli faccio male. Gli faccio male. Resisti un po', Manek. Vabbè, dai, non potevo pretendere tanto. Dai, eri in fin di vita. Beh, fin di vita, in mezza vita, vai. Vai, Gaidos, prepotenza. E meno 3 di attacco, vai, in totale. Vai. Chi ha il coraggio di toccarlo più? Chi ha il coraggio di infliggergli qualche danno? Chi? Vai, ti prego, dottor. Non vuole entrare! Ecco, adesso è rincoglionito, quindi se si colpisce da solo son cazzi. Catturalo! Io poi provo con la Pokéball, non si sa mai. 3. Sì! Ma vai! Catturato finalmente, Rayquaza! E vai! Pokémon Stratosfera, 206 kg e mezzo, alto 7 metri, porca. Rayquaza vola incessantemente nello strato d'ozono. Si dice che ritornerebbe a terra se la lotta tra Kyogre e Groudon dovesse riprendere. Abbiamo Rayquaza, abbiamo Rayquaza. Va bene, signori. Allora, abbiamo catturato Rayquaza. E dovremmo andare qui per la prossima parte. E direi che per questa parte è tutto. Spero vi sia piaciuta. Molto corta, però intanto dobbiamo solo catturare Rayquaza, appunto. E vi ricordo come al solito di votare, commentare, iscrivervi al canale, di mettere mi piace alla pagina di Facebook, seguirmi su Twitter e di andare su G2A se volete acquistare giochi e abbonamento di in sconto. Noi ci vediamo nella prossima parte di Smeraldo, dove andremo a catturare o Groudon o Kyogre, dipende da quello che ci diranno l'istituto meteo. Non spoileremo nulla, noi andremo a vedere. Comunque, ci vediamo nella prossima parte, guys. Ciao!